Cari amici, nella precedente lezione abbiamo incominciato a calcolare le forme indeterminate infinito su infinito del rapporto di polinomi di grado diverso e avevamo visto che con particolari espedienti potevamo fare passare queste forme indeterminate a forme determinate. Ora vediamo un altro tipo di forma indeterminata relativa a rapporti di polinomi che danno come risultato 0 a numeratore, 0 a denominatore per l'x che tende ad un certo valore. Vediamo proprio questo caso esemplare, questo caso tipico. Cioè, se noi facciamo il limite per x che tende a 4 di x meno 4 diviso x quadro meno 16, vediamo che se andiamo a sostituire il valore della x uguale a 4 al numeratore otteniamo un 4 meno 4 che fa 0 e al denominatore mettendo la x uguale a 4 diventa un 4 al quadrato che fa un 16 meno 16 anche in questo caso fa 0. Quindi qui siamo proprio di fronte al caso di una forma indeterminata 0 su 0 che non dà praticamente nessun risultato concreto. Ma come possiamo cercare di manipolare questo rapporto tra questi due polinomi? Vediamo subito che al numeratore non si può fare assolutamente nulla che riscrivere quello che è già riportato, cioè x meno 4. Mentre al denominatore, se vi ricordate, questo non è nient'altro che il prodotto di un binomio a meno b per a più b, che fa 1 a quadro meno b quadro. Infatti, se noi lo scomponiamo in due elementi, vediamo che questo x quadro meno 16 lo possiamo scrivere anche come x meno 4 per x più 4. Però che cosa si vede subito? Che al numeratore abbiamo un x meno 4, al denominatore un x meno 4, per cui queste due quantità si possono cancellare e di conseguenza il limite che per x che tende a 4 risulta uguale a 1 fratto x più 4. Ma se andiamo a sostituire la x in questo punto, vediamo che qui otteniamo un 4 più 4, cioè 8, il che porta ad ottenere questo rapporto uguale ad 1 ottavo. Quindi da una prima forma indefinita di 0 su 0 arriviamo tramite questo semplice espediente a un risultato concreto di 1 ottavo. Adesso facciamo la stessa cosa del limite che tende a meno 2 in questo caso di un rapporto leggermente più complesso di polinomio, perché qui vedete un x al quadrato meno x meno 6 diviso un x quadro meno 4. Ecco, in questo caso che cosa conviene fare? Purtroppo non si può così a memoria cercare di ridurre questo polinomio, però se vi ricordate andando a rivedere la regola di Ruffini che serviva ad abbassare il grado di un polinomio e quindi scomporre il polinomio in tanti elementi, ebbene se andate a vedere la lezione 14 vedete come è possibile scomporre questo polinomio di secondo grado. Chiaramente questo polinomio di secondo grado potrà risultare uguale al prodotto di due binomi eventualmente, però deve esserci la condizione che questa divisione che si fa con la regola di Ruffini, quindi l'abbassamento di grado del polinomio, deve avere come resto uguale a zero. Allora, come si procede praticamente, ripetendo quello che è già stato detto nella lezione 14? Che si riportano innanzitutto i coefficienti del polinomio che sta qui al numeratore, quindi il coefficiente di x quadro è 1, il coefficiente di meno x in questo caso è meno 1 e poi abbiamo il termine noto, diciamo, che è uguale a meno 6. Poi cerchiamo tutti i divisori che danno come risultato un numero intero, quindi dobbiamo andare per tentativi e vedere di ottenere poi un resto uguale a 0. Allora, io so già in partenza che l'elemento x che possiamo utilizzare in questo caso sarà uguale a meno 2. Quindi questo elemento messo in questo punto di questa rappresentazione mi dice che la x è uguale a meno 2.
Quindi se io abbasso l'1, qui ottengo un 1 che va moltiplicato per meno 2 e il meno 2 lo scrivo qui. Poi faccio la somma di meno 1 più meno 2 che fa un meno 3. Meno 3 per meno 2 fa più 6. Meno 6 più 6 fa 0. Ecco, quindi allora vuol dire che io ho scelto il divisore corretto perché con il meno 2 ottengo un resto uguale a 0. Ma se una x, quindi se una soluzione di questo polinomio è uguale a meno 2, vuol dire che x più 2 sarà uguale a 0. E di conseguenza questa rappresenta una parte della nostra scomposizione del polinomio. Mentre l'altra parte la si legge da qui, perché qui abbiamo ottenuto questo valore, un 1, un meno 3 e uno 0. Quindi vuol dire che qui, da un'equazione di secondo grado, ci siamo ridotti a un'equazione di primo grado. Quindi questo coefficiente 1 è relativo al valore della x, e meno 3 rappresenterebbe il termine noto. Quindi vuol dire che x meno 3 deve essere uguale a 0 perché sia soddisfatto questo prodotto che viene fuori. E in effetti qui abbiamo un numeratore, un x più 2, che moltiplica x meno 3. Se facciamo poi a rovescio i conti, vediamo che effettivamente, eseguendo il prodotto tra questi due binomi, noi otteniamo proprio questo polinomio originale. Mentre a denominatore questo x2 meno 4 è analogo a quanto abbiamo fatto prima, che lo possiamo scindere in un x più 2 per x meno 2. Ma che cosa si vede subito? Che qui abbiamo un x più 2 a numeratore e un x più 2 a denominatore che si eliminano, per cui rimane un x meno 3 diviso un x meno 2. A questo punto, se noi facciamo il limite di x che tende a meno 2, andiamo a sostituire il meno 2, qui otteniamo meno 2 meno 3 che fa meno 5, meno 2 meno 2 fa meno 4, fa meno 5 diviso meno 4, cioè in buona sostanza fa 5 quarti. Quindi anche in questo caso, da un caso in cui noi ottenevamo un rapporto 0 su 0, senza fare alcuna manipolazione, ecco che con questa regola di Ruffini, scomponendo il polinomio a numeratore e a denominatore, siamo arrivati ad un risultato reale e quindi uguale a 5 quarti. A questo punto possiamo fare anche la determinazione di un'altra forma indeterminata, perché come abbiamo detto esiste la forma infinito su infinito, che è indeterminato, 0 su 0 che è indeterminato, ma anche infinito meno infinito è una funzione indeterminata. E vediamo in questo caso se questo polinomio può essere ricondotto in qualche maniera ad una forma determinata. Quindi facciamo il limite per x che tende a infinito questa volta di x al cubo meno 4x al quadrato più 5 e vedere che cosa viene fuori. Ecco, se noi andiamo a sostituire infinito, infinito al cubo fa infinito, perché chiaramente è come moltiplicare tre volte un valore infinito, quattro volte infinito al quadrato continua a dare infinito, più 5, che è una quantità trascurabile, ci fa capire che questo polinomio, portando il limite a più infinito, sarà uguale a un più infinito meno 4 volte infinito al quadrato che fa meno infinito. Quindi siamo in questa condizione di fare una sottrazione tra due infiniti, che è una forma indeterminata. Ma come possiamo ottenere una forma determinata? Mettendo, come abbiamo già visto nella lezione precedente, in evidenza l'esponente massimo della x, quindi x alla terza. E quindi mettiamo x alla terza che moltiplica 1 meno 4 diviso x alla seconda diviso x alla terza che fa praticamente 4 diviso x più 5 diviso x alla terza. Allora se andiamo a sostituire la x, per cui la x tende a infinito, qui otterremo un infinito al cubo che moltiplica 1 meno 4 diviso infinito che fa 0 più 5 diviso infinito al cubo che fa anch'esso 0. Quindi rimane semplicemente un x al cubo. Ma x al cubo questa volta la possiamo considerare come una forma determinata, perché
se noi alla x andiamo a sostituire l'infinito, infinito al cubo non può dare altro che un altro valore uguale a infinito. E quindi da questa situazione in cui noi avevamo un infinito meno infinito, qui abbiamo il valore della tendenza della x all'infinito che mi dà come risultato infinito. Però tutto questo discorso che abbiamo fatto, e lo potremmo fare anche per altri casi, però diciamo che questi sono i casi più emblematici, è stato fatto soltanto con dei polinomi di grado diverso, ma semplicemente dei polinomi, senza mettere delle funzioni, diciamo, più complicate. E le funzioni più complicate che noi conosciamo sono ovviamente i logaritmi in base 10, oppure i logaritmi di Nepere o in base e, quindi quel famoso 2,7828. Poi abbiamo le funzioni in x, oppure in x quadro, in x cubo e così via, ma abbiamo anche le funzioni esponenziali, tipo un e elevato a x, oppure un 10 elevato a x, oppure una x elevato alla x. E si vede proprio che andando a costruire graficamente l'andamento di queste singole funzioni, si vede che ci sono delle funzioni che arrivano al valore di più infinito più velocemente di altre. E queste sono proprio quelle che vedete qui elencate, perché io l'ho già messe nella sequenza giusta, per cui io posso dire che il logaritmo in base 10 di x risulta diciamo più lento rispetto al logaritmo in base e di x, quindi praticamente raggiunge più rapidamente l'infinito il logaritmo in base di x rispetto al logaritmo in base 10 di x, ma allo stesso tempo la x va più velocemente all'infinito rispetto al logaritmo in base di x, lo stesso dicasi, l'x quadro è più veloce della x, l'x al cubo è più veloce dell'x quadro, mentre la e elevato a x è più veloce della x al cubo. Ma d'altra parte il 10 elevato alla x è ancora più veloce di e elevato a x, e infine la x elevata alla x è ancora più veloce di 10 elevato a x. Quindi, come vedete, c'è praticamente questa gerarchia in cui si dice che una funzione ha un ordine superiore di velocità per x che tende all'infinito rispetto alla funzione precedente. E questo è proprio l'andamento di queste funzioni che ci fanno capire come viaggiano verso l'infinito e con quale velocità. Quindi queste sono le più veloci, come vedete qui sotto, ho segnato queste due frecce che andando da sinistra verso destra noi abbiamo delle funzioni che sono via via più veloci per tendere all'infinito. Mentre se si va da destra verso sinistra le funzioni risultano via via più lente. Ma per poter capire effettivamente quanto siano più lente o più veloci queste funzioni, conviene fare una tabellina di questo genere, in cui io ho riportato già in sequenza le funzioni che vedete qui, quindi logaritmo in base 10 di x, logaritmo in base e di x, x, x quadro, x al cubo, e elevato a x, 10 elevato a x e x elevato a x. E ho trovato i corrispettivi valori di queste funzioni per x uguale a 10, x uguale a 100, x uguale a 1000 e x uguale a ben 10 milioni. Quindi se io vado a sostituire al logaritmo in base 10 di x il valore x uguale a 10, io ottengo che il logaritmo di 10 in base 10 è 1. Il logaritmo di 100 in base 10 è 2, il logaritmo di 1000 in base 10 è 3, il logaritmo di 10 alla 7 in base 10 è uguale a 7. Mentre se prendiamo anche una semplice calcolatrice vediamo che il logaritmo in base e, quindi quel 2,7828 eccetera eccetera, della stessa x, per x uguale 10 darà un 2,3, per 100 da un 4,6, per x uguale a 1000 da 6,9 e per x uguale 10 alla settima da 16,1. Quindi già vedete che a parità di x
sia una crescita del valore della y andando in questo senso. Qui è 1 contro 2 è 3, 2 con 4 è 6, 3 con 6 è 9, 7 con 16 è 1. Andiamo ancora avanti in questa scala di confronto. Se io metto y uguale a x, vuol dire che se io do alla x il valore di 10, la y è uguale a 10. Altrimenti se do il valore 100 alla x, ottengo una y uguale a 100, mentre con x uguale a 1000 ottengo 1000, con 10 alla 7 ottengo ben 10 milioni. X quadro invece va al quadrato, quindi se qui avevamo 10 qui avremo 100, se qui abbiamo 100 qui abbiamo 10.000, se qui abbiamo 1000 qui abbiamo 10 alla sesta, perché questo sarebbe un 10 alla terza, e qui che era un 10 alla settima diventa al quadrato un 10 alla quattordicesima. Il cubo è analogamente sarà 3 volte tanto, quindi se questo era 100, questo sarà un 10 alla terza, cioè 1000, questo sarà un 10 alla 2 per 3 che fa un 10 alla 6, questo è un 10 alla 3 per 3 che fa un 10 alla 9, mentre in questo caso noi otteniamo 10 alla 7 per 3 che fa 21. Se andiamo ancora avanti vediamo che e elevato a x, con x uguale a 10 otteniamo questo valore di 22.026, qualcosa ovviamente, mentre con x uguale a 100 otteniamo un 2,7 per 10 alla 43 addirittura. Mentre in questo caso con x uguale a 1000 otteniamo un e elevato alla millesima, quindi un numero estremamente grande, ma ancora più grande se noi mettiamo x uguale 10 alla settima otteniamo un e elevato a 10 milioni. Se prendiamo questa penultima funzione, cioè y uguale 10 alla x, otteniamo per x uguale a 10, 10 alla 10, per x uguale a 100, 10 alla 100, per x uguale a 1000, 10 alla 1000, per x uguale 10 alla settima ottengo un 10 elevato a 10 alla settima, cioè 10 elevato a 10 milioni, quindi è molto grande. Ma andiamo ancora avanti e analizziamo l'ultima funzione, cioè y uguale x elevato a x. In questo caso otteniamo per x uguale 10, 10 alla 1 elevato ancora alla 10, quindi sarebbe 10 alla 10. Mentre in questo caso 10 alla 100 si può scrivere come 10 alla seconda elevato a 100. Questa si può scrivere come 10 alla terza elevato a 1000 e quest'ultima si può scrivere come 10 alla settima elevato addirittura a 10 alla settima. Qui avrei dovuto scrivere elevato a 10 milioni. Quindi si vede già subito analizzando questa tabella che i logaritmi viaggiano decisamente più piano delle funzioni x, x quadro, x al cubo, le quali e chiaramente tendono ad aumentare vertiginosamente, ma sono a loro volta più lente rispetto alla e elevata alla x, che risulta però più lenta di 10 elevato alla x, ma che risulta sempre più lenta rispetto alla x elevato a x. Quindi vedete che qui, a seconda di come noi impostiamo il valore della x, otteniamo dei valori che sono via via più elevati secondo questa sequenza, e questa tabella ci potrà essere utile soprattutto quando avremo a che fare con dei rapporti di queste funzioni. Quindi noi vedremo che a seconda del tipo di funzione che c'è a denominatore o a numeratore, in base alla velocità di tendenza all'infinito sia del numeratore che del denominatore, si potrà arrivare alla determinazione di forme che sono, diciamo, determinate e quindi hanno dei valori reali. Però queste questioni le vedremo nella lezione successiva. Adesso voglio soltanto farvi vedere la stessa rappresentazione tabellare che vedete qui, che è estesa chiaramente per valori di x molto grandi, su un campione di elementi presi su un grafico cartesiano in cui ci spingiamo fino a 10 unità sia nella x che nella y. E quindi
vedete che c'è praticamente la rappresentazione grafica delle funzioni che vedete citate qui in questa maniera. E si vede subito che ad esempio questa funzione, cioè il logaritmo in base 10 di x, è quella più bassa e quindi è quella che tende all'infinito in maniera molto più lenta rispetto a tutte le altre che vedete sono già impennate verso l'alto di questo grafico. Dopo la funzione di logaritmo in base 10 di x abbiamo il logaritmo in base e di x, che anche lei va abbastanza lentamente a più infinito, però ci va con una velocità leggermente maggiore rispetto alla precedente. E vedremo una cosa poi importante e significativa facendo il rapporto tra queste due funzioni che tendono all'infinito. Poi abbiamo il caso classico della retta che passa per il centro del sistema di assi cartesiani, inclinato per esempio di 45 gradi, quindi y uguale a x, e vedete che questa sale rapidamente sul diagramma per x che tende a infinito. Poi abbiamo delle altre curve, ad esempio la y uguale a x elevato a x, che sarebbe praticamente questa ultima funzione che dovrebbe essere quella che sale più rapidamente, quindi dovrebbe avvicinarsi molto all'asse delle y. In realtà ha un andamento che è un pochettino particolare, perché parte da questo punto 1, considerando per il momento soltanto la parte positiva di questo grafico, quindi parte dal punto 1, una leggera discesa, per poi risalire e portandosi in questa posizione, ma per dei valori di x molto bassi. Ma quando noi facciamo tendere la x all'infinito, vediamo che sale praticamente in maniera repentina, mentre le altre invece tendono ad allargarsi, anche se apparentemente da questo grafico non si vede. Poi abbiamo la x al quadrato, che è rappresentabile con questa parabola, perché è proprio la funzione di una parabola. Poi abbiamo una y uguale e elevato alla x, anche qui vediamo che non è più rispettata la gerarchia di queste funzioni crescenti, perché purtroppo ci troviamo in un range abbastanza ristretto di valori di x, perché qui vedete 1, 2, 3, 4, 5, ma se noi ci spingiamo poi a valori di x che tendono all'infinito, si vede che poi la e elevato alla x si porta in questa posizione, quindi nella terz'ultima posizione. Poi abbiamo un x al cubo che è rappresentata da questa curva, la quale ha un andamento abbastanza piccato, che poi si propaga nel quadrante dei numeri negativi in maniera simmetrica ma opposta al primo quadrante. Quindi nel primo quadrante ci sono x e y positive, e nel terzo quadrante abbiamo la stessa funzione x alla terza, che è tutta sul ramo, diciamo, negativo. In più abbiamo apparentemente l'ultima funzione, che sarebbe 10 elevato a x, che in questo caso ci appare essere apparentemente la più veloce, ma come ho detto prima, questa sequenza di disposizione di queste curve non rispecchia quell'andamento generale che si vede quando noi ci portiamo a valori di x estremamente elevati. Quindi il 10 alla settima qui ci fa capire subito che le cose effettivamente vanno in questo verso. Ecco, per poter concludere questo discorso vi faccio vedere alcuni grafici che sono soltanto una rappresentazione molto più chiara rispetto a questo disegno, che può apparire leggermente complicato proprio perché c'è la sovrapposizione di diverse curve. Allora, diciamo che il primo grafico che vi faccio vedere è questo, in cui vedete come con la linea blu abbiamo il logaritmo in base 10 di x e abbiamo questa curva che è la più bassa di tutte, quindi vuol dire che tende all'infinito molto lentamente. Poi abbiamo il logaritmo in base e di x, che è la curva rossa, che come vedete corre quasi parallela alla curva blu,
però diciamo che tende più rapidamente all'infinito rispetto alla precedente. Poi abbiamo la curva della retta y uguale a x, e come vedete prosegue in maniera più diretta e quindi più repentina per le x che tendono all'infinito, quindi risulta più veloce rispetto alle precedenti due. Poi se andiamo avanti e vediamo le altre curve, vediamo che questa curva, la y uguale a x al quadrato, ha questo angolamento, diciamo, parabolico, e risulta diciamo più veloce delle precedenti, proprio perché già da queste prime valutazioni questa curva sale più rapidamente all'infinito rispetto alle altre. Poi abbiamo la curva y uguale a e elevato a x, che come vedete va a intersecare la curva che abbiamo visto precedentemente, però diciamo che e elevato a x è più veloce rispetto alla precedente. Poi abbiamo la y uguale x alla terza, che apparentemente sembra più veloce della e elevato a x, però questa e elevato a x, quando cresce, poi va di nuovo a intersecare la x al cubo, e quando poi tende a infinito la x, succede che la e elevato alla x risulta più veloce della x alla terza. Ultimi grafici sono questi due, cioè qui abbiamo la funzione y uguale x elevato a x e y uguale 10 elevato a x. Anche in questo caso si vede che apparentemente per questi valori di x sono estremamente piccoli, apparentemente sembra che la x elevato alla x vada all'infinito più lentamente di 10 elevato a x, ma in realtà è un'illusione, perché se noi tendiamo a creare un grafico che si estende con la x a più infinito, vediamo che poi si ha praticamente un incrocio di queste due funzioni, per cui la x elevato alla x procede in maniera più spedita rispetto alla y uguale a 10 elevato alla x. Bene, per il momento io chiuderei qui questa lezione e vedremo poi l'applicazione di queste funzioni come rapporti tra di loro, per vedere se si riescono a ottenere delle funzioni indeterminate oppure solo per capire se una funzione è più veloce a tendere all'infinito rispetto ad un'altra, quindi facendo proprio dei casi concreti e quindi cercando di dimostrare la veridicità di quanto ho detto adesso, sia dal punto di vista, diciamo, tabellare, che dal punto di vista grafico. Quindi arrivederci alla prossima lezione.